Questa mattina la squadra mobile di Teramo ha eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere ed un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una associazione a delinquere dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti sulla costa nord della provincia teramana. Sono stati arrestati 4 albanesi, 2 tradotti in carcere, 2 sono ancora irreperibili. È stato arrestato un italiano che è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L'attività di indagine ha permesso di accertare che si trattava di una pericolosissima organizzazione criminale avente base logistica a Villa Rosa di Martinsicuro, nei pressi di un'autorivendita di autovetture che fungeva da copertura e di un'organizzazione molto pericolosa caratterizzata dalla disponibilità di armi, dall'uso di violenza dei vertici nei confronti di pusher che prendevano la sostanza stupefacente a credito, caratterizzata da un sistema verticistico in cui tutte le cessioni dovevano essere autorizzate dai vertici dell'associazione, un'associazione che garantiva ai pusher alloggi, autovetture, schede telefoniche e anche assistenza legale nel caso in cui fossero incappati nelle maglie della giustizia. Nel corso dell'indagine sono state documentate numerosissime ipotesi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana che avvenivano oltre che all'interno nei paesi della costa nord della provincia teramana, quindi dall'Adriatica a Martinsicuro e a Tortoreto, anche in alcuni comuni della provincia dell'entroterra.